Pochi di voi sanno che io canto. No, io canto. No, io canto metal. Parliamo più di 5-6 anni fa, all'epoca misi un annuncio su Villaggio Musicale per trovare band forti in cui cantare. E dopo molti espedienti entrai in una band un po' diversa dalle altre. Eravamo tutti reduci di esperienze passate con altre band. Vi presento Damiano, batterista di gran talento, attualmente fondatore insieme a me con l'attuale band, praticamente un fratello. I due Gabriele, uno chitarrista solista e l'altro ritmico davvero forti, e Jacopo, che suonava praticamente in ogni band di Roma. Siamo nati come Roman Eagles nel 2017 e come prima cosa pensammo ad un logo per la band, che alla fine divenne questo. Cambiamo più volte bassista e trovammo Gabriele. Sì, lo so, già si trovano a fatica i bassisti, pure col nome diverso lo vuoi. Vabbè, decidemmo dunque di chiamarlo Pablo. Tra le grandi aggiunte di quel periodo ci fu Fabrizio, attuale membro della band, come un fratello anche lui. Veramente un gran chitarrista. Certo, c'è da dire che con Fabrizio non ci si annoia mai. E fu così che tra cazzeggio e sale prove iniziamo a suonare in diversi locali con grande entusiasmo. Il sound della band era principalmente heavy metal, ispirato ai Linkin Park, Avenged Sevenfold e Iron Maiden. Dopo alcune cover iniziamo a portare pezzi nostri. Ci si presentavano serate anche fuori Roma davvero belle e intense. I brani che avete ascoltato erano tutti provenienti dai Roman Eagles. Dico erano perché... come sempre arriva il momento dei problemi. Se come me avete suonato in band o ne avete avute diverse, sappiate che può capitare, come per i più disparati motivi, che si creino discussioni o escalation e che portino queste all'esclusione di determinate persone dal progetto. Ma non temete, perché non sono mica mancati i momenti Fabrizio. Fu così che dalle ceneri dei Roman Eagles nacquero gli Your Next Mistake. Questo logo fa cacare, meglio questo. Entrarono insieme ai membri rimasti, io, Damiano e Fabrizio, gli Status Synchro. Due ragazzi di gran talento e interesse musicale, Raffaele e Flavio, che avevano un sound che variava dal punk, rock, hard rock, rock and roll, heavy metal, metal, pop, insomma un botto di roba. Con essi la band diventò un po' più power metal. Come dicevo prima, cambiando membri decidemmo anche di cambiare il nome della band e con esso anche il sound. Furono dei momenti e delle serate indimenticabili, con tantissimi, 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 tantissimi live date. Grazie a Damiano e all'impegno dato da ognuno di noi, la band ha avuto a disposizione ottimi live e visibilità. Una persona comune non immagina che lavoro e che studio ci sia per portare dei brani su un palco. Molti pensano solo che il talento basti, ma non è così. La parte scenica conta molto, l'intrattenimento oltre la prestazione canora è importante e soprattutto i contatti. Eravamo entrati in contatto con una booking e passavamo davvero molto tempo a provare i nostri pezzi in un piccolo box affittato. Registrammo anche qualche pezzo e spesso rielaboravamo le nostre canzoni per migliorarle, sia nei live che nell'ascolto. Con momenti clamorosi in cui Fabrizio ci aiutava con la strumentazione e... senza la spugna senza... con la spugna, pi-pa-pa! Il nostro obiettivo era produrre un album e per muoversi serviva cautela, perché come tutti i musicisti sanno, anzi,
tutti gli artisti, fare arte qui in Italia è davvero dura e soprattutto impegnativo. Prima di tutto perché il mercato è saturo e secondo perché non c'è un vero e proprio percorso che ti fa stare sicuro di poter far successo o che ti potrebbe far vivere di musica. Quindi bisogna crearsi la propria strada. Ho letto, sentito e immaginato che molte band, quando si preparano per un live, organizzano pezzi e brani, strumentazione, esibizione e parte grafica in modo tale da essere perfetti, sia sul palco che sui social. Quindi bisogna filmarsi spesso, registrare con smartphone o strumenti professionali e vedere dove si sbaglia, rivedere le proprie registrazioni e mettere a confronto quelle vecchie con quelle nuove per controllare se ci sia stato un effettivo miglioramento. Tutto questo vi porterà a migliorare sicuramente. Purtroppo sul palco ci sono anche molti che suonano tanto per fare e sono disorganizzati. Ecco perché vi dico che prepararsi in sala è molto importante. Dovete ripetere quei cazzo di brani fino allo sfinimento, fino a quando non sono perfetti. Insieme ai membri di una band spesso si formano anche per caso momenti unici, esperienze che sono date dall'impegno e dalla costanza. Un lavoro nobile e visionario che coinvolge immaginazione e creatività. Momenti Fabrizio a parte, suonare in una band non è così facile perché oltre ad avere un amore sconsiderato per la musica, bisogna avere cuore per i propri compagni con cui si lavora, come se fossero fratelli. Questa è una cosa che bisogna imparare sin da subito. Possono esserci anche problemi interni di vario tipo, non per forza legati alle persone. Dopo la pandemia Flavio e Raffaele scelsero altre strade, perciò eccoci qui, ancora carichi e pronti di sogni e speranze. Con l'impegno tutto è possibile. Queste sono alcune delle canzoni che componemmo. Fire! Storm! Your Next Mistake. Questi siamo noi, gli Your Next Mistake. Forse abbiamo trovato una buona sala prove, oggi vi porto all'Eco Sound. Prima di lasciarvi vi volevo portare in sala prove con me per mostrarvi il nostro ultimo membro, ovvero Tiziano, un ragazzo che è arrivato da poco, un bassista davvero niente male. Ringrazio di cuore tutti quelli che sono arrivati fino a qui. Lasciate un like e supportatemi. Iscrivetevi e commentate facendomi sapere che genere di musica vi appassiona e perché. Io vi lascio con alcune parti di un nostro brano. Alla prossima!
Salutate raga! Bello!